Sono quattro e correranno come potenziali candidati sindaco di Bolzano del centro-sinistra alle primarie che si svolgeranno il prossimo 6 marzo nel capoluogo altoatesino. Sono Alessandro Huber, Sandro Repetto, Cristina Zanella e Renzo Caramaschi. Presentati ufficialmente alla stampa e non solo, qual è il punto principale del programma di ogni singolo potenziale candidato? Innovazione, lavoro, uguaglianza sociale ed inclusione. Io parto da questi punti qui. È un approccio il mio che vuole essere un approccio aperto a tutti, soprattutto alle bolzanine e ai bolzanini. Quindi un approccio che rende i cittadini protagonisti della politica. Più partecipazione, più segnalazione da parte dei cittadini, un comune più vicino, un'amministrazione che stia davvero dalla parte di chi la interroga, di chi chiede appunto al comune di fare il comune, comunità. Ma il mio punto che contraddistingue, bisogna sentire gli altri, comunque il punto che contraddistingue il mio programma è essenzialmente legato al fatto che di dare e riportare dignità alla città di Bolzano, rilanciarla sia sotto il profilo degli investimenti che dell'occupazione, perché la città di Bolzano è ferma da diversi anni. Il punto che contraddistingue il mio programma? Bella domanda. La partecipazione. La partecipazione soprattutto nelle decisioni cruciali per la città. Grandi strutture, opere importanti anche urbanistiche, farei tesoro dell'esperienza negativa che ha diviso la città, quella del famoso triangolo Peratone, Garibaldi, Alto Adige, e che ha portato un vulnus secondo me alla città, che è veramente più divisa di un tempo. E credo che sia arrivato il momento di partecipare. Quando bisogna prendere decisioni importanti, si possono fare delle assemblee prima, condividere il progetto con i cittadini attraverso comitati di quartiere, circoscrizioni, fare sintesi, fare in maniera che poi i politici e gli amministratori possano valutare cosa pensa la città, e in caso di completa o veramente difficile convergenza, allora in questo caso anche arrivare dei referendum consultivi prima. Soprattutto lo sviluppo dell'areale ferroviario con modalità diverse di quello che è stato sviluppato il progetto Benco è di dimensioni molto più vaste, almeno 30 volte più grande, e qui occorre una progettazione che stia in mano al pubblico, però il bando di ricerca dei finanziamenti deve essere fatto dai privati a livello europeo. Secondo lei sarà un'elezione che si svolgerà quasi tutta sul tema Benco? Bah, io spero di no, la città è già divisa, poi vincerà probabilmente il referendum il sì, però credo che la città abbia bisogno di unità e di progresso, quindi va rivisitato il piano di sviluppo strategico e quell'articolo quinquies che ha determinato il progetto Benco con tante problematiche va effettivamente modificato in senso pro futuro, perché non si verificano queste situazioni di criticità.